Che bello da qua, eh? Di la verità. Eh? Volete fare la Via Crucis a marzo, tutte e tre come sta? Entusiasmo, dai, entusiasmo. Buonasera, buonasera. Ehi. Da dove vieni? Da dietro da... Francavilla. Francavilla, dista quanti chilometri? Da qui. Che cazzo sei? Mo sta facendo il calcolo chilometro per chilometro. Quanto dista? 10 chilometri. 10 chilometri, più o meno. Come sei venuto? Con la macchina? Sì. Con chi? Con un amico mio. Un amico tuo? E... è la prima volta che ci vediamo? Sì. Mi segui un po' sui social da qualche parte? No, no. È una gran soddisfazione, me la metto. Ma ti ha portato lui, non sei venuto tu di tua spontanea volontà. Ti ha portato lui? L'amico, sì, siamo assieme, sì. Sì, ma non mi conoscevi a me? No. E perché sei venuto? Perché mi ha detto che... Sì, parla in stenografia. Mi ha detto che andiamo a vederlo, lui mi conosceva e tu no. Come sta andando? Benissimo. Benissimo, che bello. Tu invece? Venga da dietro. Cazzo, ti devo dire io, non so che dire. Volevi passare da Foggia e tornare indietro, non facevi più chilometri. Facevo più l'estero, ho fatto da Foggia. Vieni da Chieti, che fai nella vita a Chieti? Io faccio imprese di pulizia. Eh? Imprese di pulizia. Dove? A Chieti. E vieni pulito, ce la fa? Sempre. Che bello. Tu che fai invece? Pensionato. Che facevi? Io? No, io, che cazzo facevi? Che facevi, dai? Oh. Ferraiolo. Ferraiolo. Che sei ferraiolo? Quelli che piega il ferro nelle costruzioni. Braccio di ferro. Nah, tu sei braccio di ferro, è vero, ma guardandoti bene, sei proprio tu. Sei proprio uguale. Vuoi fare Pinocchio tu o no? A te ti vedo come fatina stasera, non so perché. Allora, è amico invece? Tu che mi sei più normale, vieni qua. Allora, che fai tu nella vita? Commerciante. Oh, commerciante di che cosa? Di moto. Di moto? No, che bello! Tu vai in moto, tu? Sì. Tu vai in moto? Sì, sì. Che moto? La Honda. Tu la Honda. A mare vai. Quando sta il vento, fa che... Ma veramente vai in moto? Sì, sì. Che... E vediamo, fai finta che vai sulla moto. Ti voglio vedere sulla moto, metti sulla moto. Ma ce l'hai o no? Sì. Quando la usi? Sempre. E dove vai, per esempio? Passo. Tu invece? Io non ce l'ho la moto. Tu non c'hai niente, cioè, proprio... Ma questa depressione, prima o dopo il lockdown? Passeranno questi brutti momenti, ma da agosto, ma arriva novembre e ti sentirai a tuo agio, non ti preoccupare. La macchina c'hai. Come passi il tempo libero? Tempo libero? Sai quando uno deve pensare che cazzo deve dire? Come a scuola, dimmi la tabellina del 3. La tabellina del 3. Allora, la tabellina del 3. Come passi il tempo libero? Il tempo libero? Il tempo libero, quando stai senza fare niente che fai? Ma chi è l'amico che se lo porta appresso a questo? Cioè, stavo dicendo, è un nuovo fans, invece no, niente, da fare. A che appartiene questo? Dove sta? Da dove sei alzata? A te? Una signora sei tu? Se sto senza fare niente, che faccio? Permetti. Non fa una piega il discorso. Tu come passi il tempo libero? Al bar, qualche volta. No. Devi parlare di stampatello, non tanto si capisce. Al bar? Al bar, in moto. In moto, bar e moto. Vabbè, ti fai il bicchierino e te ne vai un po' così, non stanno le curve. Beva acqua. Acqua, ce l'hai il casco tu normale, sì. Sì, anche i capelli per caso. E tu, nipotini? Sì, due. Che fai con questi? Vanno a scuola.
Ma sono consapevoli del nonno con me o ancora non si sono resi conto della qua. Te li porti in moto pure a questi, no? No, no. Lasciali stare, ti prego. Non... E tu invece, nipotini? Nipotini? Vabbè. Che sono abbastanza grandi e ce l'ho vicino a casa. Invece altri due piccolini, c'ho un figlio che sta a Fano addirittura per lavoro. Quindi stanno là i nipotini, li hai visti ogni tanto? Sì, l'ho visto una settimana fa. Che bello. Quanti sono allora? Quindi non è che ho capito quanti sono. Quattro. Quattro nipotini, due nipotini, un nipotino solo. Tu mi conoscevi a me un po', sì? Qua. T'ho visto qua. Ah, l'hai visto qua un'altra volta? Tu mi conoscevi? Buona qua, l'ho vista la volta quando è venuta 5-6 anni fa. Stavi tu? Sì, sì. Non me ne sono accorto di questo. Era più piccolo, ma non tanto. Scusa, quest'estate sei andato a mare, che hai fatto? Anche. Anche dove? A pescare? Sì. Avete dei bei lidi a pescare, vero? Ci sono dei bei lidi. Sì, sì. Il nome tuo qual è? Giustino, San Giustino a Chieti. Ah, sei tu San Giustino, non sapevo. Sarò, conosco San Giustino. Tu ti chiami invece? Giorgio. Giorgio, come si può chiamare uno come me? Giorgio. Dottore? Difficilissimo il nome. Cesidio. Cesidio. Dove viene Cesidio? Non lo so. Manco tu? Mio nonno. Cesidio. Che per quando è che hai cominciato a capire che ti chiamano Cesidio? Che, perché questo sfregio ti hanno fatto a te? Cesidio. E quando è San Cesidio? 10 anni a Bologna, nessuno ha imparato il mio nome. Chi stai a fare a Bologna? Commerciante lo stesso. Ah. Come si chiama lui? Cesidio. Ma tu sei strano veramente.